Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Beh, come avete già capito dal titolo, fantastico. Guardate cosa ho in mano, guardate cosa ho qua. Ragazzi, guardate cosa ho qua. Qualcosa di veramente eccezionale. Beh, una novità a casa mia, una novità. È arrivato questo pacco da Simmagic e vorrei provare questo meraviglioso bundle che per la prima volta provo, per la prima volta testerò sotto le mie mani, e si tratta di un Simmagic. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico, ma la scelta non è stata dettata dal fatto di voler cambiare il mio CSLDD perché andava male o qualcosa. Ragazzi, sono sempre ho sempre un'ottima degli ottimi pareri, ho sempre un'ottima considerazione di questa grandissima base Fanatec CSLDD da 8 Nm, ma volevo provare qualcosa di diverso. Da quello che ho letto, da quello che ho visto, da quei dei consigli che ho avuto, dovrebbe essere non male, non male. Ma come sapete, io non sono un tecnico, uno che parla di hardware in maniera abbastanza tecnica, ma parlerò delle mie sensazioni di questa base. Ma bando alle ciance, come dice il mio amico Mirko, Mirko De Santis, grandissimo, e andiamo a vedere il contenuto di questo. Facciamo un unboxing insieme. Allora, catterino, ovviamente. Tagliamo tutto, vediamo se riusciamo a tagliarlo in maniera senza distruggere nulla all'interno. Andiamo a vedere cosa c'è in questo meraviglioso cartone. Vediamo cosa c'è. Allora, partiamo con un meraviglioso, fantastico, grazie per aver scelto Direct Drive Italia, gli amici di Direct Drive Italia, che linko anche sotto qui nei commenti del mio canale, nella descrizione del mio video, del mio canale. Fantastico, veramente delle persone splendide, perché mi hanno dato un grandissimo supporto, un grandissimo aiuto nella scelta della base più adatta alle mie esigenze. Insomma, questo è un bel grazie e benvenuto, fantastico. Andiamo a cappottare il tutto, vediamo che cosa esce, anzi no, forse riusciamo a tirarlo fuori così. Proviamo ragazzi. Sì, eccolo qua. Che cosa si tratta? Questo cosa sarà? Questo sicuramente è il volante. Andiamo ad aprire il volante. Allora, sì, questo sarà il volante. Keep Racing. Fantastico il cutter, sperando di non distruggermi le mani. Catterino. Anzi, facciamo così, ragazzi. Spostiamo tutto, perché altrimenti diventa un problema. Beh, la location è fantastica, come potete vedere. Divano dell'IKEA. Molto eccezionale, molto bellissimo, eccezionale. Cos'è? Molto super professional, sempre tutto super professional. Andiamo ad aprire, insomma, qua. Ok, steering wheel. Non voglio tagliarmi le mani. Andiamo a vedere che cosa contiene questo meraviglioso pacchettino. Allora, vediamo. Allora, questo mi piace tantissimo. Già la confezione è veramente, veramente degna di nota, fantastica. Andiamo a tirarlo fuori. Tiriamolo fuori. Insomma, ragazzi, qua lo spazio è quello che è. Cerchiamo di fare il possibile. Tiriamo fuori questo cartone, lo appoggiamo qua. E voilà, ragazzi. E voilà, spettacolo. Meraviglioso. Già la confezione è super, super, super premium. Veramente eccellente. Andiamo a vedere però cosa c'è nella confezione. Allora, wow, super premium anche questo, ragazzi. Qua già siamo alla meraviglia, wow, eccolo qua. Tiriamolo fuori dalla sua bustina. Volante GTS di una qualità eccellente, veramente eccellente, bellissimo. Oh ragazzi, ma che palette! Beh ragazzi, il feedback della cambiata è incredibile, qualcosa di pazzesco. Non è nemmeno tanto rumorosa, credevo fosse più rumorosa il magnete, invece è una specie, forse sotto c'è un po' di felpatino, qualcosa di incredibile per attutire il rumore. Ragazzi, comunque è un volante 30 cm di diametro, poi lo andremo a vedere. Questo si illumina tutto, veramente bellissimo. Quick release di un certissimo livello, veramente. Lo proverò, prima volta che provo questo quick release. Beh, devo dirvi che il volante già mi sembra veramente, veramente eccezionale. Ragazzi, un volante, allora l'impugnatura è incredibile, perché
la dimensione è giusta, ma questa pelle che voi vedete non è una pelle scivolosa. A quanto pare, secondo me, senza guanti si può guidare benissimo e tranquillamente. Un'altra cosa molto importante, guardate qui praticamente all'interno, potete vedere, faccio vedere, vediamo se si riesce a vedere da questa telecamerina, la cucitura termina ad un certo punto, non va qui nella parte dove voi mettete il pollice. Perché? Perché il pollice posizionato qui, posizionato in questa posizione così, ovviamente andando a sfregare sull'eventuale cucitura interna fa male, senza guanti fa male. Quindi cosa hanno fatto? Hanno fermato la cucitura un po' prima, in maniera tale che il pollice non va a raschiare. Il pollice praticamente tocca solo ed esclusivamente il volante, la pelle, diciamo, quindi senza raschiare sulla cucitura, perché vi assicuro che la cucitura senza guanti dopo un po' dà veramente fastidio, soprattutto quando si suda e tutto, raschia, ma proprio raschia, fa male. Vabbè, comunque eccezionale, corona eccezionale. Andiamo ad aprire la base e qui siamo alla roba più succulenta, oddio, non più succulenta, diciamo il vero e proprio motore, quindi la base Simmagic. Quale base avrò preso Simmagic? Chissà, scopriremo insieme. Vabbè, ma tanto l'avete già letto. Apriamo il cartone, vediamo. Oh ragazzi, qua spettacolo, qua bisogna cappottare tutto ancora una volta. Cappottiamo, cerchiamo di non far andare nulla a terra, perché altrimenti diventa un po' un problema. E voilà, ragazzi, Simmagic Alpha, non il Mini, perché il Mini 10 Nm, che comunque secondo me andavano già bene, ma abbiamo la base Alpha, quindi la 16, dovrebbe essere sì 16 Nm, ma a me non interessano i Nm, come sapete, a me interesserà sentire questa base sotto le mani, sentire il force feedback di un Simmagic rispetto al mio Fanatec. Quindi sinceramente i newton metro sì, sicuramente importanti, ho fatto uno step avanti, però non è che sono lì ad impazzire, voglio esattamente vedere. Togliamo il sigillino, apriamo il sigillino, cerchiamo di non tagliarci le mani perché è molto facile, bisogna cercare qui di tiriamo su il sigillo. Qua ragazzi, qua è un'impresa titanica. Allora cerchiamo di capire, ok, questo è così, cerchiamo di capire come fare. Ah, ecco, anche qui bisogna sfilarlo in questo modo, aprire il tutto e probabilmente la base è qui. Sì, bisogna sfilarla così, cacchio, che tipo cassettino, ecco, non tipo, proprio a cassettino. Tiriamo via qui, oh ragazzi che meraviglia, un adesivo bellissimo, guardate cosa c'è, bellissimo adesivo, Formula Drift Simmagic, Keep Racing, assolutamente bello, veramente bello, 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 mi piace, adesivo carino da mettere, un po' grande, però lo metteremo da qualche parte, chissà dove. E qui, bellissimi, tantissimi adesivi, ma questi sono veramente bellissimi, ma veramente molto belli, sono simpatici, simpaticissimi. Anche un piccolissimo adesivo Simmagic Keep Racing Official Sim Equipment FIA, eccezionale, guardate che bello, molto bello. Ok, a parte gli adesivi, andiamo a vedere la parte più succulenta. Wow, aiuto, qui c'è veramente di tutto. Beh ragazzi, abbiamo il cavo di collegamento USB, quindi semplicemente un USB classico con la porta tipo quelle, insomma, delle stampanti, niente di che, insomma, classico cavo USB. Poi abbiamo il suo alimentatorino che cercheremo di posizionare poi nella mia postazione in qualche modo abbastanza comodo. Poi abbiamo qui tutta una serie di viti che ci serviranno per fissare la base alla postazione, quindi c'è anche la chiavetta brugola, quindi non dovete nemmeno impazzire per trovare la chiavetta brugola. E qui abbiamo il cavo di alimentazione che va quindi dall'alimentatore alla presa Schuco, è bellissimo che l'ho messo già la presa Schuco senza adattatori e niente, bello. E qui abbiamo sua maestà, tiriamolo fuori, cerchiamo, sua, ragazzi pesa, ma ragazzi, ma cioè fuori di testa, no, ma è fuori di testa sta roba, ma io sono scamorza, cioè io non ce la faccio a tenere sta roba, figa, è pesantissimo, porca miseria, sto sudando manco Bruce Springsteen ai concerti negli anni 80, negli anni 80-90. Ok, piano piano sfiliamo
la sua... Ragazzi, è veramente... cioè, è pesantissimo, ragazzi. Formula Drift Simmagic Keep Racing, eccolo qua, il Simmagic Alpha. Io ho preso l'Alpha, quindi non l'Alpha Mini, che vi devo dire che sicuramente è, venendo da un 8 Nm, un CSL DD, probabilmente era la scelta giusta. Insomma, guardate che quando giri qua già si accende, bellissimo, è di una pesantezza, guardate, ha pure distrutto questa cosa qua, perché tanto è pesante, pesantissimo, veramente, ragazzi, guardate quanto, cioè è pesanti, cioè, ma pesa una tonnellata. Dietro è pulitissimo, mi piace, perché quindi posso metterlo a battente sulla postazione, quindi dietro non devo avere cavi penzolanti, gli unici collegamenti sono USB e power qui di lato e basta. Poi abbiamo ovviamente le viti per essere fissate sulla postazione, sia così che lateralmente abbiamo anche delle viti laterali. State notando lo sforzo che sto facendo per tenere sto coso che pesa un'infinità. Ragazzi, io non so che dirvi, perché veramente sono meravigliato dalla qualità Simmagic, sicuramente una grandissima qualità, sicuramente un prodotto che spero dovrebbe darmi soddisfazioni. Adesso lo monteremo, lo proveremo insieme, vedremo un pochettino con qualche simulatore, ma soprattutto con il nostro mitico Assetto Corsa, come ci troveremo con il force feedback. Vi porterò le mie sensazioni, quelle che sono, diciamo, proprio le percezioni sotto le mie mani, senza andare a entrare in tecnicismi, che magari non è assolutamente il mio campo. Per quello dovete ascoltare il mio amico Mirko De Santis, che ha un canale specifico per questo, che è soprattutto bravissimo. Ragazzi, io vi ringrazio, andiamo a montarlo innanzitutto, quindi il montaggio sarà, devo spostare postazione, insomma sarà un po' un disastro, però poi ci ritroveremo con il volante montato, base montata, e faremo dei test in pista insieme per vedere la bontà di questo prodotto e trarre le conclusioni. A tra poco. Eccoci ragazzi, prima di andare in pista vi volevo far vedere la diciamo il software che gestisce questa base Simmagic e anche il volante. Il software si chiama SimPro Manager, è molto molto bello, è molto intuitivo, più che bello, veramente molto semplice, nonostante ovviamente le tante configurazioni. Ci sono dei menu qui sulla sinistra, sulla home abbiamo i giochi, diciamo quello che lui ha riconosciuto come giochi installati nel sistema, poi abbiamo le varie periferiche, la mia è solo le prime due, quindi l'Alpha, il Simmagic Alpha e il volante GTS, le altre sono tutte rosse perché non ho pedaliera Simmagic, non ho cambio, non ho freno a mano, bla bla bla. Dispositivi, si va tipo sul volante, in questo caso sul volante possiamo impostare tantissime cose, il volante è molto molto personalizzabile, veramente configurazione incredibile, il colore dei LED ve lo potete scegliere, vi potete scegliere la funzione, potete scegliere come si chiama il LED, proprio il nome, il pulsante, come si chiama proprio quando lo andate a mappare, potete definire un nome prestabilito, poi ovviamente l'intensità della luce dei pulsanti, cosa possono fare, se lampeggiare durante, che ne so, le bandiere, oppure durante il traction control qualche pulsante vi lampeggia perché entra il traction control. Insomma ragazzi, è super personalizzabile al 200%. Poi c'è ovviamente la parte della base, diciamo, dove ci sono tutti i settaggi, qui c'è un menu dove possiamo andare a scorrere tutti i giochi, qui ci sono dei preset che Arc Team vi fornisce gratuitamente per partire già con il piede giusto con i giochi, diciamo, i più diffusi, ce ne sono abbastanza. Quando fate un acquisto da loro vi mandano un link con la possibilità appunto di scaricare tutti i preset per i giochi che voi avete installato sul vostro computer, ce ne sono davvero tanti, dal Formula 1 a Assetto Corsa, CC, iRacing, Air Factor, Le Mans Ultimate, insomma c'è veramente di tutto, e quindi vi potete iniziare ad avere già una base di partenza. Io vi dico la mia, li ho provati con Le Mans Ultimate e con Assetto Corsa, proveremo Assetto Corsa perché secondo me, sapete benissimo, no, siamo sempre appassionati di questo simulatore, e devo dire che ho fatto qualche minima correzione a questi setup, però come base di partenza sono veramente ottimi, chiaramente poi ve lo personalizzate, però uno quando apre dice madonna, aspetta, qua cosa setto, allora si va a cercare in rete i setup e i settings, cosa fa una cosa fa l'altra, e invece in questo caso voi già avete questi settings creati da loro in maniera specifica per quel gioco. In realtà
ci sono degli altri settings anche che vi fornisce Simmagic stessa, quindi profili Simmagic, ma in realtà questi di Arc Team sono altrettanto validi. Vi consiglio di provarli nel momento in cui acquistate questa base. In descrizione avete il link di Direct Drive Italia, che comunque commercializza questo marchio, quindi potete acquistare da lì. Ragazzi, sono super eccellenti, un supporto al 200%, vi aiutano in qualunque circostanza, e in più ovviamente una gestione italiana per chi ovviamente magari ha anche poca dimestichezza con l'inglese, perché magari deve comprarlo su un sito internazionale. Quindi italiani, basati in Italia, tutto perfetto, chiaro, chiarissimo, le mail, tutte le comunicazioni sono super super chiare e sono super veloci nel rispondervi. Poi abbiamo questo menu che è giochi, insomma qua ci sono i vari giochi, e la cosa bella di questa versione è che c'è il preset automatico. Voi per esempio assetto corsa, io ho l'Arc 3.0 assetto corsa alpha, per il Simmagic alpha, non il mini, non altro, non gli ultimate, e quindi quando io avvio assetto corsa in automatico il software switcha sul preset di assetto corsa. Stessa cosa per competizione, stessa cosa per automobilista, vedete? Cioè io ho settato quale deve essere il preset da caricare quando parte il gioco. Non devi fare niente, non devi andare sul volante da qualche parte a cambiare il preset, a cambiare tutti i vari settings del kito, settings 1, 2, 3 come Fanatec, che devi gestirli in maniera un po' manuale in base al gioco che stai utilizzando. Quindi questa è una funzione eccellente, quindi non dovete più entrare in nessun menu, fate partire il gioco, sapete che quel profilo è già caricato. Questa è una grande feature di questo Sim Manager Pro, che lo ritengo veramente validissimo. Poi ovviamente aspettate, qui ci sono anche la guida e le impostazioni, ovviamente potete leggervi cosa loro vi consigliano come settare appunto all'interno del gioco. Io adesso sono su Automobilista 2 e come vedete ci sono proprio le schermate, voi ci potete cliccare due volte sulla schermata, ve la apre e vi dice esattamente quello che dovete settare, il force feedback e tutto. E poi c'è il supporto telemetria, vabbè, supporto telemetria vi dice cosa è compatibile, cosa non è compatibile in funzione di quel gioco o piuttosto che un altro. È veramente comodo, veramente comodissima questa cosa, perché vi guida passo passo nei settings, perché sappiamo benissimo che sono una cosa un po' difficile o comunque un po' particolare quando andiamo a comprare una base nuova, ce ne installiamo, aspetta, e ora da dove parto? Qui ti danno tutto per partire, veramente eccezionale. Io questa interfaccia mi piace tanto, l'ho provata, ho fatto una piccola prova su assetto corsa, ma veramente piccola, per vedere se funzionava, ma non ho fatto una prova approfondita, ho solo modificato leggermente il force feedback di assetto corsa per diciamo cucirlo un po' addosso alle mie esigenze, necessità, chiamatele come volete. E quindi andiamo in pista, andiamo a fare dei giri con assetto corsa, andiamo a vedere quali sono le prime sensazioni di questa bellissima base Simmagic. Eccoci ragazzi all'interno di assetto corsa con la Acuro RSS Racing Studio, che implementa la C Physics, quindi la fisica avanzata per assetto corsa. Quindi proviamo questa base con la fisica evoluta di assetto corsa gestita dalla CSP, quindi con una serie di migliorie notevoli, devo dire notevoli. La proviamo sul circuito di Monza Default Kunos, proprio una roba, quello standard, perché i circuiti di default sono quelli più indicati per fare dei test. E niente, io direi di andare subito a farci un giro. Allora, mettiamo la prima. Ragazzi, le palette sono incredibili. Le palette del cambio sono qualcosa di... c'è il velluto. Cioè, io avevo anche l'Universal Hub versione 2 Fanatec. Magnetico, bellissimo, vi ricordate, no? Era fantastico, ne posso parlare solo bene di quel dispositivo, bellissimo, ma la sensazione di velluto, esattamente del velluto che riscontro con queste palette è incredibile, ragazzi, vi assicuro che è incredibile. Cioè è bellissima la sensazione della cambiata. E ovviamente iniziamo a testare il feedback, il force feedback cordoletto. Oh mamma, allora, prima sensazione, così, al primo acchito, il cordolo, quando lo prendete, sapete quel trrr, quel rumore particolare, quello, ecco, è non più forte, non è più forte perché magari vai ad aumentare l'intensità, è più energico, ha più spessore, è più ruvido, c'è più ruvidità all'interno, nonostante magari anche con il CSL mi trovavo benissimo.
sento questi cordoli belli aggressivi sotto lo pneumatico. Anche qui eccellente, sul dritto, bellissimo, veramente la sensazione di morbidezza e di segnale che ti arriva nel momento giusto. Vediamo qui in staccata. ABS che entra e dà ovviamente una sensazione sotto le mani molto energica. Qui in appoggio e in uscita spingo tutto e l'auto va come una lippa. Eccellente, veramente bellissimo. Ecco, che dirvi, le sensazioni a primo acchito, mamma la scalata che cos'è con queste palette, con facendo un paragone così molto veloce tra il CSL e questo, è una percezione, non dico del dettaglio, di, ecco, è come se avessero riasfaltato, avete capito? Cioè come se Monza avesse un asfalto diverso, che non vuol dire per forza migliore o peggiore, però percepisco un qualcosa che ha un'energia differente. Anche ora, quando il retroterreno stava un po' per uscire, e mi è sembrato che c'è qualcosa di particolare, qualcosa in più. Ecco, adesso l'ho persa, fantastico, ecco, perderla, ok, vabbè, stavo parlando, bene bene. L'ho persa e ho sentito proprio sotto il volante quella sensazione di pneumatico che striscia e si spiattella sull'asfalto. Ragazzi, che dirvi, è meraviglioso. Poi vabbè, vederlo qui con tutte queste luci, che è bellissimo, i tasti illuminati, bellissimo, sono veramente bellissimi, cosa che sul Fanatec non avevo. Fantastico. La sensazione è di davvero di grande realismo, di grande solidità della base, di grande anche, come dire, ricercatezza nei materiali. Anche il quick release, quando lo installi e percepisci quella solidità, quella... Vi faccio un esempio, no? È come quando chiudete lo sportello di una Mercedes di livello abbastanza alto. Poi quando chiudete lo sportello della, non lo so, di una macchina comune, no? Che va benissimo, tutto perfetto, però quando chiudete quello sportello di una Mercedes, di una macchina comunque che ha una cura un po' diversa e una ricercatezza nei materiali, vi parlo di Mercedes, ho detto un nome al caso, potrebbe essere una Bentley, una Aston Martin, potrebbe essere anche qualcosa di più aristocratico. E, ecco, quella sensazione di avere un qualcosa di più premium, come qualità più premium. Il force feedback è incisivo, è bello, ti dà quella sensazione chiara, pulita, netta. Anche qui adesso in staccata, man mano che riscaldo un po' le gomme, anche se sono ancora freddissime perché sto guidando veramente malissimo, però vabbè, di fatto comunque sta macchina è eccezionale. Qua l'ho persa prima. Bellissimo ragazzi, bellissimo. Poi ritengo che il 30 cm come volante sia davvero la dimensione perfetta. Questo volante è perfetto, ci fai tutto, ci fai il rally, drift, ci fai anche la formula nel caso, e ci fai le GT3, ci fai tutto. Ecco, un volante che poi ovviamente se hai 2-3 corone vai nello specifico a prendere quella un po' più GT, quella più formula, insomma quella più per il drift o per il rally. Ecco, il cordolo è incredibile, la sensazione del cordolo e la sensazione dell'asfalto è molto molto presente, molto molto... sento tanta energia sotto e tanto dettaglio. Mi piace tanto ragazzi, la differenza col CSL DD è innegabile che si sente. Io ripeto, non potrò mai parlare male di quella base, mai. Tra l'altro la mia in vendita, se qualcuno dovesse essere interessato a un CSL DD 8 Nm, ce l'ho in vendita con tutti i volanti. Fatemi sapere se siete interessati, me lo scrivete qui nei commenti o mi contattate alla mail che trovate sempre in descrizione. Ma questo era una parentesi, ripeto, il Fanatec, il rapporto qualità-prezzo di quella base, eccellente. Ma quando passi ad un prodotto di questo tipo,
piano piano inizi a percepire qualcosa di diverso, qualcosa di più, ecco, ripeto, il termine premium è quello che magari identifica meglio questo tipo di periferiche. Anche qui in appoggio sento un dettaglio, c'è qualcosa in più, c'è un'energia, mi arriva qualcosa in più, cioè robe che magari prima con il DD era un po' filtrato. Ovviamente, insomma. Poi l'energia, la forza io l'ho messa un po' più bassa, 55, anche se loro consigliavano 70, ma secondo me 70 era un po' troppo forte, veramente dovevi mangiare un bel po' di spinaci prima di fare una gara. Ragazzi, bellissimo, io comunque ho girato con questa macchina, direi che andiamo a fare un giro con un'auto, che ne so, magari ruote scoperte di Default Kunos, magari la Lotus 125 che ci piace tanto. Sì, proviamo a Monza la Lotus 125. Eccoci qua ragazzi, Monza Lotus 125 S1, la versione un po' più potente di Default di Assetto Corsa. Mamma, che spettacolo. Oh, DRS, apriamo il DRS. Vedete che lampeggia? Guardate che lampeggia il DRS, bellissimo. Spettacolo! Spettacolo! Spettacolo sulle ruote scoperte! Ragazzi, mi sono ammutolito un attimo perché la sensazione con le ruote scoperte, macchina di Default Kunos, è ancora più pastosa. Oh mamma, che spettacolo! Bellissima, bellissima sensazione. Devo dire che chiaramente la Lotus 125 S1 Assetto Corsa Default è un modello fisico di 10 anni fa, un force feedback di 10 anni fa, ma oggi è ancora super 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 valido. Ragazzi, la cosa incredibile è, il cordo non mi ha stupito tanto, è il dettaglio anche sul dritto. Ripeto, la sensazione è come se avessero riasfaltato Monza con un dettaglio differente. E ste palette, il cambio con ste palette è speciale, veramente speciale. Ragazzi, che dirvi, questa base Sim Magic, mi dite, io ho il CSLDD, me la consigli? Sicuramente sì, nel senso, sicuramente fate un passo avanti, sicuramente avete un prodotto più energico, con dei newton metro, quindi potete gestire al meglio la potenza. Il clipping qui ve lo dimenticate, col CSLDD purtroppo in alcune circostanze il clipping arrivava, il clipping sapete quando si va a saturare il segnale, quindi oltre non ne ha più e quindi hai elettrocardiogramma piatto. Qui di clipping non ce n'è, continua a darti segnale, continua a darti qualcosa anche nei momenti in cui il segnale diventa veramente molto forte. Con 16 Nm ce la fai, insomma, difficilmente raggiungi la saturazione di questo segnale, quindi un elemento importantissimo. Ovviamente la qualità premium che ha anche Fanatec, non parliamo di qualità scarsa, ma qui abbiamo una qualità un po' più ricercata. Un force feedback che ha dalla sua un dettaglio che in un video descriverlo è un po' difficile, però ripeto, c'è quella pastosità, c'è quel dettaglio, quella sensazione di un elemento in più che ti aiuta a sentire la macchina. Ecco, qualche elemento in più, che può essere il trasferimento del carico, che può essere in frenata, che può essere ci possono essere tante variabili. Non da fare wow, che meraviglia, totalmente diverso. No ragazzi, non parliamo di una cosa totalmente diversa, parliamo di un dettaglio più presente. Anche perché, ripeto, io del CSLDD posso solo ed esclusivamente parlare bene, perché un volante eccellente, più che eccellente. Ecco, ho fatto in uscita un sovrasterzo di potenza meraviglioso. Andiamo in neutral. E ragazzi, che dirvi? Io mettiamo stop, mettiamo così. Questa base ve la consiglio, questo volante ve lo consiglio, il passaggio da CSLDD a questo sicuramente è un upgrade, sicuramente è un grande upgrade. Se avete il CSLDD 8 Nm avete un ottimo prodotto, con questo raggiungete, diciamo, un livello un
po' più advanced, chiamiamolo, un po' più completo, ecco, completo, anche e soprattutto per il discorso dei 1600 metri, che non vi faranno quasi mai, o direi mai, arrivare, come dicevo prima, al clipping. Ragazzi, bellissimo prodotto. Io ringrazio gli amici di Direct Drive Italia, perché veramente mi hanno supportato nell'acquisto e ho chiesto loro qualche parere, sono davvero di grande aiuto, quindi chiedeteli qualsiasi consiglio prima dell'acquisto. E che dirvi, il link lo trovate in descrizione. Base Simagic Alpha con volante GTS, una combo perfetta per il sim driver che vuole fare qualcosa, diciamo, in più di un prodotto di diciamo entry level, come può essere il CSL DD. Apro e chiudo la parentesi, del quale continuerò sempre a parlare bene, ricordatevi. Grazie di essere stati con me, fatemi sapere nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e fatemi sapere se avete una minima idea di passare a questo tipo di periferica. Per il momento è tutto, vi saluto, vi auguro una buona giornata, una buona serata da Umberto e ci vediamo al prossimo video.